Ciao a tutti, io sono Kimberly, sono un'insegnante della Poland Art Academy di Ancona e oggi andremo a vedere insieme la camminata al palo, un elemento coreografico da inserire nel palo spin. Bene ragazzi, iniziamo appoggiando l'avambraccio interno al palo. Sarà piuttosto basso, ok? Più o meno avrò polso e spalla allo stesso livello. Il nostro avambraccio appoggerà lateralmente con il gomito che guarda avanti. Ve lo faccio vedere da vicino, l'appoggio non sarà qua, ma sarà laterale. Perché l'appoggio laterale? Perché nel movimento dobbiamo spingere spalle, busto e bacino verso avanti. Se mettiamo il braccio qua, rischiamo di rimanere così. In realtà il nostro corpo riesce a ruotare bene perché mentre il braccio sotto spinge, quello sopra tira il palo. E da qui proviamo un attimo a fare questo e il nostro corpo ruota. Quindi qua appoggiamo bene, tiro bene in alto, rotazione, spalle bene aperte in avanti, busto leggermente rivolto verso sopra e bacino, stessa direzione delle spalle. Quindi andiamo a provare un attimo solo questa posizione. Andiamo, cerchiamo di staccare i piedi. Questo comunque richiede un po' di forza. Più mettete il braccio alto e più sarà facile. Vi aiuterà nella rotazione. Proviamo questo movimento senza mettere le gambe. Quindi prendo sotto, prendo sopra, do un piccolo slancino e vado. Avete visto? Il mio corpo è dritto, ve lo faccio vedere da qua. Così. Come se avessi un muro avanti e un muro dietro. Spalle leggermente rivolte verso l'alto. Giusto un lieve arco per dare un po' d'armonia al movimento. Ora passiamo alle gambe. La chiamiamo camminata, ma in realtà è più una pedalata, perché le nostre gambe faranno questo. Il movimento è circolare. Molti di voi fanno piego stemma in questa maniera e questo spezza un po' l'armonia di questo movimento, che deve essere continuo, circolare, continuo, fluido. Se lo andiamo a mettere insieme, il risultato sarà questo. Come fanno molti invece, che fanno piego esterno senza fare questo movimento circolare, il movimento è questo. E non è che è sbagliato, solo che esteticamente io vi consiglio l'altro, perché comunque sia rimane più fluido e visto che è un elemento coreografico va curato nei minimi dettagli. Quindi ripetiamo, punti fondamentali: spinta braccio sotto, braccio sopra alto, qua braccio sotto spinge e sopra tira, mi apro bene verso avanti e movimento delle gambe circolare. In tutto ciò il bacino spinge avanti. Mi raccomando, non perdiamo addome e bacino, senza però arcare o formare delle gobbe. Questa è la mia spiegazione della camminata sul palo, spero vi sia piaciuta. Grazie per l'attenzione.